Sicilia sarà in grado di formare i quadri dirigenti della propria economia. Tale il significato della cerimonia avvenuta nell'Università di Palermo. Si firma l'atto costitutivo dell'Istituto per imprenditori e dirigenti d'azienda, istituto creato con il concorso della regione, di enti finanziari e di studio. I giovani laureati e diplomati, sull'esempio delle business schools americane, vi riceveranno una preparazione umana e tecnica particolarmente adeguata alle attuali esigenze del Mezzogiorno d'Italia. Il campione mondiale dei Gallo visita lo stabilimento Fiat Mirafiori, dalla potente vettura turbina all'amabile Spider fine secolo. Firma dell'albo d'onore e poi via, la passeggiatina di rito sulla pista di collaudo. Attende ora il nostro pugile un secondo round di firme con le maestranze. D'Agata non ce lo può dire, ma certo il suo destro è assai più stanco di quando ha martellato di Sphinx l'avversario. Caro D'Agata, vogliamo che di tali fatiche tu ne abbia per molti anni ancora. È in visita alle colonie marine in Sardegna una commissione mista italo-americana. Scopo del viaggio, studiare i sistemi di assistenza in uso presso i nostri centri estivi creati grazie ad un accordo fra Italia e Stati Uniti. Siamo ad Alghero, al centro di una tendopoli sorta fra il verde dei pini. Basta guardarli questi ragazzi per rendersi conto che la permanenza qui è senz'altro salutare. A due passi c'è il mare e all'ora del bagno è un'autentica gara fra i bimbi per giungere primi a contatto con le onde. Un carico d'eccezione sbarca oggi all'aeroporto di Ciampino. Una cassa di non eccessive proporzioni viene posata a terra. Che cosa conterrà? C'è da indovinarlo soltanto a leggere l'indirizzo. Proviene dalla Somalia questo dono destinato ad aumentare gli effettivi dello zoo del notissimo amico degli animali. Si tratta di un leopardo a nome Birba e di una giovanissima leonessa, quest'ultima si chiama Lea, e diverrà la compagna del popolare Chuck, il leoncino ben noto ai telespettatori del martedì.